In un anno dobbiamo fare quello che non si è fatti in 5 anni. Un'opera strategica, un ponte, non una pezza di asfalto. Però con responsabilità in questo anno abbiamo lavorato con l'ente regionale, perché il problema è che la regione, dopo 3 proroghe che già erano state date, ha avuto difficoltà a poter darci un'altra proroga. Ecco, è arrivata questa proroga. Adesso, ecco, io ringrazio la Regione Abruzzo per tutto quello che, ecco, per queste relazioni che abbiamo avuto in questo anno. Adesso è solamente l'inizio, non arrivo, perché adesso c'è la parte più difficile, quello di rivedere il progetto, di fare la gara, di aggiudicarla, di realizzare l'opera e di collaudarla entro il 30 aprile 2021, praticamente dopo domani. Che tempistiche possiamo dare? Che noi entro il 30 aprile 2021 dobbiamo avere l'opera realizzata e collaudata. Questo è quello che dobbiamo fare. In un anno, sapete quanti problemi oggi ci sono per organizzare una gara d'appalto, se ci sono ricorsi, se la ditta non è affidabile, perché poi devi essere anche fortunato. E qua molti dicono: io sono un ragazzo fortunato. Spero che in questa fase, non per me ma per la provincia di Teramo, ecco, sia di nuovo, ecco, aiutato, più che della fortuna l'altro, dico, ecco, non dalla parte terrena. Ecco, perciò adesso oggi è un nuovo inizio, gli uffici già sono al lavoro per cercare di fare un'opera strategica sul territorio, la prima opera, e non voglio più sentire nessuno, perché c'è qualcuno che ancora blatera. Ecco, io credo che chi ha avuto la possibilità in 4 anni di fare un'opera strategica e non l'ha fatta, non ha il diritto di dire nulla. C'è già un comunicato della Casa dei Comuni, per l'appunto, in cui si dice: adesso vediamo in questo tempo di proroga la provincia cosa riuscirà a fare. Guardate che ci vuole coraggio. Mi dite in diretta che la Casa dei Comuni mi dice: adesso vediamo che cosa noi riusciamo a fare. Noi intanto abbiamo visto quello che loro non sono stati capaci di fare. Quello che loro non sono stati capaci di fare, e mi dispiace essere in questo atteggiamento, perché chi ci rimette sempre è il povero cittadino. Si sentono comunicati a destra e manca, non vedono i fatti. Perciò io rispondo a Casa dei Comuni che noi faremo quello che loro non sono stati capaci di fare. Loro fanno solamente comunicati, libri dei sogni, e non realizzano nulla, nulla. Ecco, mi dispiace, perché mi dite in diretta notizie che francamente mi preoccupano, infatti si vede da quello che scrivono oggi come hanno governato.